Ben ritornati all'appuntamento con la settimana in TV. Il 14 febbraio è la festa di San Valentino, ma in realtà è proprio la festa dell'amore. Ce ne parla il Vescovo. Un amore che è diventato pazzerello, perché oggi mettere in piedi una famiglia, portarla avanti e renderla stabile, soprattutto per il bene anche dei figli, non solo dei coniugi, è diventata un'impresa mica da nulla. E allora abbiamo capito come Chiesa che dobbiamo offrire più sostegno alle coppie e soprattutto seguirle di più, sia nella fase di preparazione al matrimonio, sia dopo, perché il bello arriva dopo. Quando si sono sposati, occorre che le parrocchie, che i parroci, seguano coppia a coppia per aiutarle a superare le inevitabili difficoltà, rassodarsi e poter affrontare le prove della vita con la forza che viene da Cristo. Per questo motivo c'è un cammino molto diffuso ormai in tutte le parrocchie della diocesi di sostegno a queste coppie, e sto incontrando più volte l'anno tutte queste coppie. L'ho già fatto l'8 dicembre, lo farò il 14, un incontro breve, tutta gente che lavora, c'ha mille impegni, mille cose da portare avanti. Lo faremo da un quarto alle 7 alle 8 al Santuario di Montenero. Ancora una volta ci affidiamo alla Madonna, faremo un incontro di preghiera, perché se ci abituiamo a tenere in casa Dio e la sua grazia e la sua forza, tante difficoltà, se non tutte, si possono affrontare e risolvere. Per cui, se poi qualcuno di voi vuole venire, volete venire anche voi a questo incontro di preghiera, ma volentieri. Appuntamento è per il 14 sera fino alle 20. Dopo le 20, se vogliono andare a fare una pizzata o vogliono tornare a casa per mangiare qualcosa, facciano, mi pare. Cose brevi ma ricche. Nei giorni scorsi è stato diffuso tra i ragazzi delle scuole un questionario. Ce ne parla Francesca Nacci dell'Ufficio Scuola della Diocesi di Livorno. Come Ufficio Scuola e Pastorale Scolastica abbiamo pensato, diciamo, accogliendo l'invito di Papa Francesco per il Sinodo, di organizzarci in due questionari. Uno, un questionario che viene dato agli insegnanti di religione, e loro, diciamo, sarà un'occasione per loro di lavorare con i ragazzi, quindi ne parleranno con i ragazzi proprio per mettersi in ascolto di tutti i ragazzi che fanno religione cattolica. Però abbiamo pensato anche che forse, e anche di più, sarebbe stato utile ascoltare tutti i ragazzi, anche quelli che non fanno religione cattolica. Per cui abbiamo organizzato un modulo di Google che i ragazzi potevano far circolare tra loro a scuola, cioè cercando anche la collaborazione dei ragazzi che fanno religione, quindi un passaparola, se lo passano attraverso WhatsApp, Telegram, tutti questi sistemi nuovi di comunicazione, per poter rispondere a 10 domande, e c'è anche uno spazio che viene lasciato libero per dare delle comunicazioni libere. Il Vescovo, infatti, nel 2018-19 ha fatto, nell'anno scolastico 2018-19, siamo andati nelle scuole superiori, era stato anche nelle scuole inferiori, negli istituti comprensivi, ma poi abbiamo fatto anche degli incontri al superiore, dove si è messo proprio in ascolto degli studenti. E siamo stati accolti a braccia aperte, diciamo, nelle scuole. E quindi con questo può essere anche un proseguo di lavoro. Nei giorni scorsi sono arrivati i ragazzi alla Casa Futuro gestita dalla Fondazione Caritas. Ce ne parla Guido De Nicolais. Il 13 di gennaio abbiamo accolto i primi due ragazzi bengalesi. Il 17 abbiamo accolto altre 7 ragazzi provenienti da Milano. Sono tutti minori stranieri non accompagnati. Questi ragazzi vengono accolti grazie ad un progetto che la Fondazione Caritas ha fatto, che è il progetto SAI Minori, ex SPRAR.
sono ragazzi che sono in qualche modo levati dalle strade, quindi vengono aiutati a ritrovare un briciolo di normalità nella vita quotidiana. Questo perché abbiamo un'equipe formata da due educatori e quattro operatori che gestiscono il loro quotidiano per renderli più autonomi, per dargli la possibilità di inserirsi all'interno del tessuto cittadino e così facendo li rendono in qualche modo liberi e con la possibilità poi di trovare col tempo un lavoro. I ragazzi vengono da diverse realtà, non hanno documenti, quindi la prima cosa che faremo è quella di aiutarli ad avere tutti i documenti di cui hanno bisogno. Non hanno scolarizzazione, quindi da questo punto di vista noi abbiamo bisogno anche di volontari, gente che abbia voglia di passare un paio d'ore con loro, magari il sabato o la domenica, a pranzo piuttosto che a cena, o semplicemente dandogli una mano a imparare l'italiano. Abbiamo ritenuto come Fondazione Caritas di fare questo progetto perché pensiamo che questo tipo di povertà, come quelle minorili, vanno in qualche modo aiutate. Questi ragazzi vanno assolutamente levati dalla strada e abbiamo bisogno anche di volontari che ci diano una mano in questo. È iniziata l'8 febbraio e terminerà il 14 febbraio l'iniziativa del Banco Farmaceutico, dove sarà possibile donare un farmaco ai più bisognosi. A Livorno sono 36 le farmacie che hanno aderito alla campagna di raccolta. I farmaci andranno a sostegno di 12 realtà del territorio che si prendono cura dei bisognosi. È uscito il nuovo numero di Sentieri, la rivista della Diocesi di Livorno, pubblicata da Farus Editore. In questo numero si parla di affettività e sessualità e di come spesso questo ambito della vita sia lasciato in balia di internet con video, serie TV e altri programmi che prospettano la sfera sessuale solo come un piacere. Tutto sembra a portata di mano, facile e divertente come un Luna Park, ma le cicatrici che lasciano certe esperienze restano indelebili nella vita dei ragazzi. In contemporanea al più famoso festival a Villa San Clotilde a Sanremo si è svolta la prima edizione del Festival Cristiano della Musica Italiana, che ha visto la partecipazione di Elisa De Marco, responsabile della pastorale giovanile della nostra diocesi. In questo video la canzone di Elisa. Sono quella che combina sempre guai, quella testarda che non ascolta mai. E scusami se mi allontano da te e rischio di perdermi, di spegnermi. Ti prego, scusami se mi lascio confondere dalle illusioni che mentono e quanto mentono. Ma tu mi lasci liberare. Il gruppo di preghiera Mariano Porta del Cielo ha rinnovato l'adesione al Cuore Immacolato di Maria, aggiungendo 5 membri. La celebrazione, intensa ed emozionante, è stata presieduta dal vescovo di Livorno, Monsignor Simone Giusti, affiancato dal parroco di San Jacopo, Don Ivano Costa, e dal suo vice, Don Vincenzo Cioppa, che è anche assistente spirituale del gruppo.
Vi segnaliamo gli appuntamenti nella Diocesi di Livorno nella prossima settimana. Sabato 12 febbraio alle 8.45 il ritiro del FIES alla Chiesa del Sacro Cuore in Via del Bosco. Domenica 13 febbraio alle 11.30 la Messa e le Cresime alla Chiesa di Santa Maria di Montenero. Alle 16 alla Chiesa di Santa Madre Teresa di Calcutta il Vescovo incontrerà la comunità dei Figli di Dio. Lunedì 14 febbraio alle 18.45 la Festa dell'Amore al Santuario di Montenero e la Benedizione dei Fidanzati. Giovedì 17 febbraio alle 9.30 l'incontro del clero giovane in Vescovado. Dal 19 al 25 febbraio il Vescovo guiderà la settimana familiare a Casa Santa Giulia a Canale d'Agordo. Domenica 20 febbraio alle 16 alla Casa di Spiritualità Gavi l'incontro vocazionale con i giovani dai 16 ai 19 anni. Grazie per essere stati con noi anche in questa puntata, noi ci vediamo la prossima settimana, ma mi raccomando non vi perdete l'appuntamento con Si fa sera, parliamone martedì in diretta su Granducato TV alle 19.30. Ciao a tutti!